Consigliere Foroni, lei ha parlato della mozione che riguarda circa 200 esodati, sarà presentata domani in consiglio, precisando anche che tra l'altro è ancora difficile quantificare quanti sono gli esodati in Lombardia perché l'INPS non lo sa ancora. Non si sa, l'INPS Lombardia, e probabilmente anche l'INPS a livello nazionale, non sa quantificare quanto è l'esatto numero degli esodati. In realtà gli esodati è una categoria molto generica che ricomprende varie figure. È drammatico il fatto comunque che l'INPS stesso non sa quanti sono quelle persone colpite dalla falcidia della legge Fornero. Ed è anche paradossale come mentre a Roma si stia discutendo sempre di inezie, in questo caso delle dimissioni di Mastrapasqua dalla presidenza di IMSS, dimissioni sacrosante e giustissime, mentre si discute su chi saranno i successori con i vari candidati, eccetera, eccetera, in Regione Lombardia vuole intervenire invece per coprire l'ennesima falla di Roma, e in questo caso riguarda quelle tante persone salvaguardate, quindi non esodate, che sono state colpite da un decreto dell'ottobre del 2013. Queste persone, una volta finita la mobilità, in base alla legge Sacconi, avrebbero dovuto aspettare un anno prima di percepire la pensione. La legge Sacconi però prevedeva che avrebbero avuto un sostegno al reddito, cioè un qualcosa fisso mensile prima di arrivare appunto all'assegno o di pensione. Queste somme sono state invece cancellate da un decreto dell'ottobre del 2013, quindi persone che hanno una pensione con un reddito già basso che per circa un anno dovranno vivere senza reddito. Regione Lombardia interviene in che forma? Con il prestito d'onore, cioè dicendo Regione Lombardia ti anticipa dei soldi che poi tu prenderai quando percepirai la pensione, e quando percepirai la pensione ce li restituirai comodamente nel giro di 3 o 4 anni senza interessi. Ancora una volta Regione Lombardia interviene, ripeto, per rimediare a clamorosi errori di Roma. Ecco, c'è una collaborazione con la giunta, no? Per questa. Certamente il Consiglio regionale, se dovesse approvare questo atto di indirizzo, poi toccherà alla Giunta metterlo in atto. Peraltro ho già parlato con l'assessore Garavaglia, il quale mi ha spronato, ci ha spronato per questa iniziativa, e penso che in tempi assolutamente celeri si arriverà anche dalla Giunta ad una definizione del provvedimento. Pensioni che peraltro sono basse, insomma c'è stato un chiamo anche dall'Europa, sono troppo basse. Le pensioni sono basse, troppo basse, così come il livello anche dei redditi, soprattutto per i giovani, a livello di, oltre ai contratti di precari, anche il livello salariale è molto basso, quindi salari bassi, pensioni basse, ma il problema è che siamo solo all'inizio, nel senso che nessuno sa ancora quelli che saranno i veri effetti della riforma Fornero. Cioè le pensioni, che sono già tra le più basse in Europa, rischiano di diventare ancora più basse a causa della falcidia Fornero, e lo si vedrà intorno al 2023-2024 i primi effetti, per cui quelle persone che oggi hanno 45-50 anni rischiano di trovarsi con una miseria come pensione insufficiente per qualsiasi condotta di vita. Considerazione, all'inizio ha detto una mozione che riguarda gli esodati, ma non solo, perché? Perché riguarda tutte quelle persone che, ripeto, che hanno già raggiunto il livello, non riguarda specificatamente gli esodati o persone che erano esodate fino a poco tempo fa, cioè tutte quelle persone che sanno che andranno in pensione nel giro di 12 mesi, ma che a causa dell'errata applicazione della normativa da parte del governo di Roma, quando hanno finito la mobilità, ma dal giorno in cui finiscono la mobilità e il giorno in cui percepiranno la pensione, cioè circa un anno, non avranno nessun reddito perché Roma gli ha segato il sostegno al reddito che gli era stato promesso. Interviene Lombardia ad integrare questa somma.